seconda amichevole nel giro di pochi giorni per i gialloni di mister Carlo Valentini, che sul neutro di Agello affrontano il Cannara. La formazione schierata in campo è priva degli nuovi innesti arrivati durante la campagna acquisti. Spazio quindi ai giovani, che dovranno conquistarsi la fiducia del mister qualora ce ne fosse bisogno. Valentini compone il solito 4-4-2, De Marco tra i pali, linea difensiva formata da Orlandi, Faimi, Antolini e Patalocco. A far scudo alla retroguardia i centrocampisti Becciolotti, Vitali, Cerboni e Andreolli. In avanti la vecchia guardia Cacciamano Graziani, che fornisce sempre ottime garanzie dalle stagioni precedenti. Arbitra come sempre in maniera impeccabile professionale il signor Mauro Canna. Passiamo alla cronaca. Nei primi minuti i biancorossi di Cannara aggrediscono bene sulla tre quarti, smarcando il numero 10 al tiro, ma la conclusione è poco precisa. La sinfonia giallo-verde comincia con il primo squillo di Becciolotti. Il suo colpo di testa, favorito da una disattenzione della retroguardia avversaria, sorvola la traversa. Poco dopo, azione articolata a centrocampo, che favorisce l'inserimento sulla fascia di Patalocco, pronto a mettere in mezzo verso il bomber Cacciamano. L'appuntamento però con il gol sfugge per pochi centimetri, ma l'azione corale è veramente da applausi. Ancora Tavernelle e ancora Cacciamano. L'attaccante sfrutta un'indecisione avversaria e si presenta a tu per tu con il portiere, ma l'azione da gol sfuma ancora. In una partita vera sarebbe andata a finire diversamente. Cannara ancora pericoloso, ma solo dal limite dell'area. De Marco lascia sfirare la palla a lato, come era successo esattamente a inizio gara. I pericoli per il Cannara provengono dalle fasce e spesso anche dalle rimesse laterali di Orlandi. Lo stesso difensore propizia due belle occasioni a favore di Cacciamano, ma la mira è da registrare sia nel primo caso e sia successivamente, quando l'attaccante spara alto sopra la traversa. Nel secondo tempo spazio a Salvucci. A centrocampo la musica cambia, complice anche la girandola di cambi effettuata dagli avversari. Graziani alza subito la voce, salendo in cielo, colpisce la palla di testa, ma il palo dice no, a portiere battuto. L'occasione riecheggia come un avvertimento, Cerboni conquista una punizione dai 25 metri. Salvucci si lucida la sfera e la mette nell'angolino alla destra del portiere, forse posizionata in maniera scorretta. Il Cannara nel secondo tempo evanescente avrebbe l'occasione del pari pochi minuti dopo, ma l'azione è sviluppata male e alla fine è Bocciarelli a salvare tutto con un grande intervento in scivolata. Buona prova per il fuoriquota gialloncino. C'è spazio quindi per il raddoppio giallo-verde, manovra che si sviluppa da sinistra verso destra. Veschini è prontissimo dal centro dell'area a raccogliere il traversone, infilando in rete nell'angolino battezzato pochi minuti prima da Salvucci. Finisce la gara 2-0, un buon test per i ragazzi di Valentini, pronti a cavalcare questa nuova avventura in eccellenza. Prima però c'è il meritato riposo di Ferragosto, le altre amichevoli e la Coppa Italia. Il viaggio è appena cominciato e chi ben comincia è a metà dell'opera. Un saluto da Mauro Fiorucci.